Il 25 aprile a Darzignano, in provincia di Vicenza, si terrà l'ennesima Fiera degli Uccelli. Si tratta di manifestazioni dove vengono detenuti migliaia di piccoli uccelli in piccole gabbiette dove non possono neanche aprire le ali. C'è chi si diverte a fare delle gare cosiddette canore, addirittura ci sono dei giudici di gara, e quindi c'è uno sfruttamento di questi animali che un tempo erano selvatici che poi sono stati richiusi in queste piccole gabbiette. C'è una sentenza addirittura della Corte di Cassazione che dice che detenere gli animali in queste piccole gabbiette dove non riescono nemmeno ad aprire le ali vuol dire sottoporli al reato di maltrattamento animale. In queste fiere inoltre poi ci sono animali d'allevamento, spesso vengono detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, in piccole gabbie, vengono sottoposti a dei trasporti che sono sicuramente molto rischiosi e anche portano sicuramente a sofferenza per questi poveri animali, e inoltre vengono esibiti all'interno di spazi ridotti con un continuo camminare di una folla incessante per tutto il giorno. Spesso vengono tenuti anche sotto il sole, a volte si dimenticano di dargli da bere. Io credo che le fiere degli uccelli siano un momento molto diseducativo, perché ci fanno vedere ai cittadini questi animali al di fuori del loro contesto, senza natura, come se potessimo, diciamo, godere di questi animali anche senza l'ambiente. Ecco perché io invito tutti i cittadini che amano la natura, amano l'ambiente, sono sensibili alla tutela e al benessere degli animali, a disertare questo tipo di sagre, questo tipo di fiere, di prendere al limite i loro bambini e di farsi una passeggiata in campagna o in collina, dove potranno vedere quei pochi animali selvatici che restano liberi all'interno del loro contesto naturale. Da parte mia io sto facendo tutto il possibile, qui in Parlamento, in Commissione Ambiente, in ogni occasione venga trattato la questione del benessere degli animali, per inserire delle norme che evitino di consentire di detenere questi animali in modo lecito in queste condizioni che sono veramente aberranti. Le fiere degli uccelli dovrebbero restare solo un ricordo del passato. Sostengo tutti quei cittadini, come gli attivisti delle associazioni animaliste, che si stanno impegnando anche con delle manifestazioni e con dei sit-in per contrastare questo tipo di manifestazioni che condannano gli animali a spazi angusti, a una vita incompatibile con la loro natura.